siamo con il presidente del CSI, Centro Sportivo Italiano, Marco Pagnetti. Il CSI è ancora al centro del mondo, al centro dello sport, con questa Corrifano che ogni anno porta oltre 400 atleti giunti un po' da tutta la regione e non solo. Sì, sono veramente contento di essere al centro di tutto, perché fare sport vuol dire essere al centro di tutto, perché tramite lo sport si ha una miglior vita, si riesce a vivere meglio, ci si diverte, si riesce a crescere meglio, quindi sono veramente contento. Io oggi voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti, ringraziare tutti i genitori che hanno portato questi bambini qua, a tutti gli atleti delle varie gruppi podistici che sono venuti qua con noi, che sono nostri amici, ringraziare la Colle Marathon, Annibale Montanari che è qui presente per la prima volta con noi. Grazie veramente a tutti, grazie a tutti gli sponsor, grazie a tutti e buona Corrifano. Ecco, ripartiti, attenzione, pronti all'arrivo, mi raccomando, pronti con le medaglie. Buoni al di là della strada, buoni, attenzione, voglio sentire solo gli applausi, sono in tanti, bravi così, standing ovation per il futuro dello sport e non solo, bravi, bravi, ancora qualche metro, bravi. Bravissimi, tutti in fila per la medaglia. Francesco, te sei un po' cresciuto. Bene, bravi così, attenzione i genitori. Attenzione i genitori a intracciare la corsa. Bravi, 200 metri, 0,7 anni, bravissima. Guardate il 92, un bel applauso. Brava, che bel sorriso, bellissima, bravissima. Bravi, tutti i vincitori, nessuno escluso. Una bellissima medaglia. Poi ci ritroviamo all'interno della pista polivalente perché c'è un altro gadget. È stata una bella esperienza, quindi avete portato la Colle Marathon in Germania, i tedeschi ormai la conoscono, ma è sempre meglio rinverdire un po' i ricordi. Sì, è vero, ci siamo divertiti, oltre a fare anche una bella promozione per la nostra maratona, il territorio, siamo stati là con il sindaco, ho corso insieme a lui, e è stato un bel momento dove veramente è una città che offre tanto, quindi, e soprattutto ecco i valori che portiamo avanti insieme, è stato lì, correre lì, vivere lì, è stato un bel momento. Quindi una folta pattuglia di atleti tedeschi il prossimo anno invaderà Fano non solo per andare al mare ma anche per partecipare alla Colle Marathon. Sì, abbiamo avuto l'invito e abbiamo approfittato di questa grande opportunità che abbiamo avuto, abbiamo invitato diverse delegazioni tra cui la Russia, il Giappone, c'era l'America, quindi la Polonia, la Tunisia, quindi è stato un bel momento. Volevo fare i complimenti all'organizzazione qui del CSI perché veramente fanno un bello spettacolo per i ragazzi, per tutti noi, con il nostro stile di vita e veramente dobbiamo sempre ricordare che sono una colonna della Colle Marathon insieme all'Avis e alla Proloco di Fano, quindi ringraziamo tutti quanti e complimenti veramente a tutti perché fanno correre tanta gente qui e ci si diverte, grazie di nuovo. Il CSI fa parte della nutrita pattuglia di volontari a fianco della Colle Marathon. È vero, è un bel gruppo che si mette a disposizione per fare divertire e correre tante gente. Ringrazio questi ragazzi, brava gente, e soprattutto il presidente Marco Pagnetti che veramente insieme ha creato un bello staff, veramente grazie a tutti quanti. Eccoli, partiti, attenzione, partiti buoni, c'è un passaggio qui, non è l'arrivo. Attenzione, qualcuno che si avventura ad aprire la gara, è Luca, no? Ah, l'abbiamo scoperto, centro metì. Luca, bravo Luca, hai un futuro, vai Luca, vai! Ecco il primo, bravissimi, c'è una bella volata, bravi, un bel applauso, bravi, in fila, tutti in fila, bravi,
tutti in fila, bravi così, bravo, eccoli, bravi, bravissimi, una bella medaglia per tutti, tutti in fila, bravi. Abbiamo Silvia, Sofia, adesso andiamo da Carlotta, Carlotta, un bel sorriso per Fanno TV, oh bellissima, bravissima, adesso scriviamo ancora, qui abbiamo Martina, grande Martina, la tua prima gara, no Martina? Non ti ricordi, ma non fa niente, la medaglia è bella, ecco qui. Un ragazzo duro, un'espressione seria, dove vai? Non ti nascondi, come ti chiami? Edoardo. Edoardo, da dove arrivi Edoardo? Da Città di Castello. Mamma mia, Città di Castello, ma siamo internazionali, abbiamo varcato i confini. Sì, bravo, giustamente, detto. Bravo, complimenti, adesso riceverai una bellissima medaglia, bravo. Te invece? Vittoria. Vittoria, invece te vivi a? Rimini. Ma Fano. Ma Fano Rimini? No, che sono andata a Rimini. Ah, oggi perché sei stata a Rimini e hai preso la cittadinanza onoraria. Il 32 il mio orologio, stanno per partire, si è mossa la macchina, Marco sta per abbassare il braccio, partiti 1800 metri, bene, tra qualche minuto li rivedremo qui alla mia destra per l'arrivo di questi 22 concorrenti. Ecco, un bel applauso per questo atleta, bravissimo. Bel applauso per questo concorrente, bravo, sotto l'arco, bravo, Nandi, bravissima, Virginia Bancolini, Andrea Nandi, ecco che lo recuperiamo, Andrea Nandi, riusciamo? Allora ragazzi, ci portiamo all'interno della pista polivalente per la cerimonia di premiazione e per l'ampia panoramica di tutti i concorrenti. Andrea Nandi, vieni qui Andrea Nandi, figlio d'arte, bravissimi. Intanto ti cimenti anche te nell'atletica su pista, logicamente. Quali sono le tue distanze? Io di solito potrei fare tipo le corse lunghe. Fai il fondo, ma sei giovanissimo. Sì. Perché società gareggi? Nessuna per ora. Nessuna? Beh, qui a Fano c'è una buona scuola. Oppure te comunque sei di Pesaro, ma anche a Pesaro si fa atletica. Sì, si fa a Pesaro, però faccio qua. Hai vinto alla grande, bravo, bravo. Andrea Nandi, fate un bel sorriso perché è un momento, una giornata di gioia, di divertimento, socializzazione. Le foto sono pronte. Adesso ragazzi, al mio tre... braccio al cielo, 1, 2, 3, tutti le braccia al cielo, bravi così, anche i genitori, in segno di resa verso i figli, logicamente, bravi, ci facciamo un applauso, standing ovation per questi giovanissimi, bravi, straordinari, stupendi.
eccoli, sono partiti in questo momento, tutti in gruppo. Ecco questo bel gruppo multicolore, colorato, che ha preso il via da qualche secondo. È subito un fanese che si incarica di fare l'andatura, Gianmarco Ceresani, che lo ricordiamo già vincitore qui a Gimar nel 2015 e il 2008, e dicevo c'è anche il campione in carica Fabio Ercoli della Gabbia. Ecco, con la canotta gialla, Gianmarco Ceresani, seguito dal campione in carica Fabio Ercoli, poi dal gemello Marco Ercoli, poi Francesco Tornati, e via via il resto del folto gruppo. 243 gli atleti in gara, quindi 243 gli atleti competitivi, con Fabio Ercoli, il campione in carica, che si è portato al comando con Gianmarco Ceresani, poi Davide Seri dell'Osteria dei Podisti, che domenica scorsa ha vinto la gara a Pesola, Stramartino, e Francesco Tornati, 7 successi quest'anno per lui, un successo a testa invece per Fabio e Marco Ercoli, 4 successi di Gianmarco Ceresani, un bel rollino di marcia. In lontananza vediamo anche Riccardo Quattrini, maratoneta della Colle Marathon, al via anche Annibale Montanari, reduce dalla maratona di Wolfsburg in Germania, città gemellata con Fano, dove un gruppo di atleti, compreso anche il sindaco Massimo Seri, quindi insieme a Annibale Montanari anche il sindaco Massimo Seri, al via della maratona di Wolfsburg. Nel gruppetto di testa anche il riminese Marco Pelaccia, in questo folto gruppo, ma è la prima selezione, sicuramente la seguita di San Biagio. Ecco, ancora vediamo sulla nostra sinistra la coda del folto gruppo, molto allungato, gli ultimi concorrenti stanno lasciando la dirittura di partenza, quanto ormai si è formato questo gruppettino. Siamo al primo chilometro, ecco, già al primo chilometro, 3 minuti al chilometro, quindi con una media di 3, ecco, mi hanno rettificato con il cronometraggio mobile, 3:16, quindi 16 secondi in più, 3:16, anche i concorrenti stanno controllando, i battistrada stanno controllando il tempo al chilometro, con i due gemelli Ercoli, pettorale numero 9 Fabio, campione in carico, pettorale numero 31 Marco, il gemello Marco, vincitore fra l'altro l'anno prima nel 2016. Siamo in posizione in ombra questa giornata calda, umida, soleggiata, per questa 23esima edizione della Corrifano organizzata dal CSI, Centro Sportivo Italiano. Ecco Gianmarco Ceresani, già vincitore 2 volte della Corrifano, l'unico, quindi unici, è Davide Seri e Francesco Tornati, che non hanno scritto il loro albo d'oro e il loro nome nell'albo d'oro della manifestazione. Quanto noi, ecco, ormai siamo paralleli alla linea di partenza, al campo sportivo, alla pista polivalente, dove sono partiti da 4 minuti i concorrenti, e ormai stiamo per lasciare questo tratto pianeggiante. Ecco, qualcuno lancia uno sguardo verso la linea, questa è la linea d'arrivo, che andranno a tagliare. L'anno scorso Fabio Ercoli vinse con 29 minuti netti, quindi 20 ancora 29 minuti netti. Ecco un folto pubblico qui che accoglie i concorrenti nella prima asperità della giornata. Ecco Gianmarco Ceresani, lo vediamo ancora in piena fase di spinta con grande potenza. Ecco Gianmarco Ceresani sta per scollinare, si è scremato il gruppo di testa, ecco che si guarda, Davide Seri, Gianmarco Ceresani e Fabio Ercoli, leggermente più staccato Francesco Tornati, si è sfilato dal gruppo Marco Ercoli, eccolo che si è staccato, sicuramente è questo quartetto che andrà a giocarsi la vittoria, salve sorprese. Sta spingendo ancora Gianmarco,
Gianmarco Ceresani, che sapete di Fano, che difende i colori di Fano, corre 3:42 per coprire. Ecco, anche noi abbiamo difficoltà a tenere il passo di Gianmarco Ceresani, che sta spingendo ancora in questo tratto di salita, cerca di fare selezione Gianmarco Ceresani, è partito convinto, sembra non soffrire alle sue spalle sotto l'azione decisa di Gianmarco Ceresani. Si è staccato, ecco, Davide Seri sembra insomma accusare un po' la fatica, sembra invece molto più tranquillo, rilassato, sciolto, disinvolto tra virgolette Gianmarco Ceresani. Quanto abbiamo qui una bellissima veduta del litorale adriatico, veramente siamo immersi nel verde con bellissimi scorci paesaggistici che gli atleti purtroppo non possono ammirare, non possono apprezzare. Un 4-5 metri di vantaggio quanto la strada scende leggermente per Gianmarco Ceresani, che abbiamo ricordato già vincitore quindi nel 2008 e nel 2015. Tra l'altro tra qualche giorno diventerà anche papà, quindi ecco anche Anna Maria Cagnoni e Carlo D'Amico, la grande espressione della marcia, Carlo D'Amico, arrivano da Castelfidardo per essere qui con noi. È aumentato il vantaggio di Gianmarco Ceresani, mentre alle spalle di Gianmarco Ceresani gli inseguitori tornati e seri si portano a ridosso con davanti ancora Fabio Ercoli, Francesco Tornati che nel tratto in discesa affianca e cerca di staccare Fabio Ercoli, lo vediamo mai in lontananza, partito deciso Francesco Tornati, crede ancora in un possibile aggancio, ci sta credendo Francesco Tornati, che ha affiancato in seconda posizione Fabio Ercoli e si è portato all'inseguimento, eccolo, si è portato all'inseguimento. Ecco, siamo al ristoro, siamo al punto di ristoro, buon lavoro ragazzi, ecco, ristoro curato dalle CSI Fan, vi dicevo giornata calda, giornata afosa, umida, non certamente l'ideale per questo sforzo per la corsa, però insomma, sempre meglio il sole della pioggia, ancora tantissime buche che costellano le strade, è quasi uno slalom per quanto riguarda i concorrenti, una fatica nella fatica, una gara nella gara per insomma evitare buche, e si sta rilassando ancora Gianmarco Ceresani, che ormai abbiamo lasciato e al comando fino dalle battute iniziali, praticamente fin dal primo chilometro. Ecco anche tanti camminatori che stanno facendo la loro parte, camminata ludico-motoria. Lungo tratto in discesa. E adesso qui, vediamo, ecco, siamo ritornato nel... Ecco, abbiamo questa corsia preferenziale degli atleti, dove non ci sono buche, fortunatamente. È ancora il rilassamento per Gianmarco Ceresani. Ecco Ceresani. Sentiamo il battito dei suoi piedi, aumentato però, ecco, lo vediamo venire giù bene Francesco Tornati, anche se non guadagna nulla, eccolo, però lo vediamo con molta più potenza, sta quasi mordendo l'asfalto rispetto a Gianmarco Ceresani, che sta volando, sta veleggiando invece con un passo molto più leggero, con più cattiveria Francesco Tornati, che lo vediamo in lontananza, è rimasto invariato, quindi veramente una gara ricca di emozioni, anche se a distanza, leggermente a distanza, ma sempre ricca di emozioni, perché Francesco Tornati ci crede ancora in un riaggancio. Ecco che anche nel volto di Gianmarco Ceresani vediamo un po' di fatica, logicamente, anche se sta mantenendo il distacco, però ormai Francesco Tornati insomma ha preso le giuste misure, lo vede lì sicuramente in lontananza anche Fabio. Quanto siamo al sesto chilometro? Siamo al sesto chilometro ragazzi, manca poco, 2 chilometri e 400 metri, ultimi 2 chilometri e 400 metri, e
307 l'ultimo, questo chilometro qui, tutta discesa. Adesso, come abbiamo scollinato, poi noi ci porteremo velocemente all'arrivo. Oggi non si scherza, stanno veramente venendo giù fortissimi. Adesso, prima di questo, al termine di questa lunga discesa, ha riaumentato, ha guadagnato ancora, ecco, in questo tratto al sesto, all'altezza del sesto chilometro, ha guadagnato metri che a questo punto sono veramente preziosi, guadagnato qualche metro preziosissimo. Abbiamo anche l'applauso del vincitore della gara dei 1800 metri, Andrea Nandi, che insomma cerca di assimilare qualcosa da questi grandi campioni per il futuro della sua carriera, della sua attività come atleta, come podista. Ecco, adesso siamo al bivio che porta sulla statale. Ecco, adesso noi andiamo all'arrivo. Salutiamo Gianmarco, ancora un bel sorriso per il pubblico che è lungo il percorso, quanto noi velocemente, ormai in lontananza. Vediamo Gianmarco Ceresani. Ecco Gianmarco Ceresani che è al comando. Aveva un 150 metri di vantaggio su Francesco Tornati, mantenuto lo stesso distacco. Ci prepariamo ad accoglierlo. Ecco, già saluta il folto pubblico presente lungo la dirittura d'arrivo. Accogliamolo con un bel applauso, Gianmarco Ceresani. Bravissimo Gianmarco Ceresani. Grande Gianmarco Ceresani. Bravissimo Gianmarco Ceresani, già primo nel 2008 e 2015, bravo. Ecco in lontananza anche Francesco Tornati. Gianmarco, sentiamo il tempo. 28 e 43 per... Ecco Francesco Tornati, grande secondo posto per Francesco Tornati. Grande applausi anche per Francesco Tornati, se lo merita, ci ha creduto fino alla fine. Poi il campione uscente a questo punto, Fabio Ercoli, sempre della Gabbi Bologna, questo atleta, questo carabiniere di 28 anni di Rio Salso di Tavuglia. Bel applauso per Fabio Ercoli della Gabbi Bologna, stesso team del secondo, ecco. Poi Davide Seri. Ecco Davide Seri dell'Osteria dei Podisti. Poi ecco c'è una grande volata tra questi due concorrenti, Marco Pelliccia che va a chiudere davanti all'altro gemello, Marco Ercoli. Pelaccia, ecco, bravissimo, Marco Pelaccia di Rimini, bravo Marco. Ecco l'altro gemello, Marco Ercoli, vincitore nel 2016. Ecco Riccardo Quattrini, Colle Marathon, bravo Riccardo Quattrini, Colle Marathon. Gianmarco Ceresani veniva giù in leggerezza, mentre Francesco Tornati veniva giù di potenza. Ho detto vediamo come va a finire, anche se, però dai, hai detto bene, una volta tanto hai detto bene, ci ho creduto, ho lottato fino alla fine, i miei avversari mi sa che hanno un po' ceduto, però è andata bene, dai. Bravo Francesco. Sempre bellissima gara questa. Sempre una bellissima gara. Oh, Michele Sorcinelli, bravo Michele Sorcinelli, fanno correre. Grande Michele Sorcinelli, ha fatto una grande gara, bravo. Bravo, bene. Hai l'incitamento anche di Gianmarco Ceresani. Bene Gianmarco. Stavo dicendo, insomma, Tornati nella lunga discesa, quella prima della salita finale, insomma, ci credeva. Infatti ha detto che ci credeva in questo possibile aggancio. Non ti sei mai voltato, vuol dire che, insomma, eri sicuro dei tuoi mezzi, eri convinto della tua vittoria. No, non è che ero sicuro, anche perché dietro c'era Francesco, non è che c'era l'ultimo arrivato. Però, tanto se uno arriva davanti vuol dire che sta meglio, se uno arriva dietro vuol dire che sta un po' meno bene. È inutile guardarsi, girarsi, correre col cronometro. Qua la strada fa la differenza, basta. È l'unica teoria che ho sentito in tante interviste, insomma, l'unica teoria per non voltarsi niente, perché se uno è più forte ce la paga per tutti. Grazie a Gianmarco Ceresani, vai. Un complimento al CSI che ha organizzato tutta questa manifestazione in collaborazione con altre società della zona e associazioni, un complimento a loro, un complimento a Michi che ogni anno è qua, quindi un complimento a tutti. Guarda, se non erro sta arrivando la prima donna, la conosci, sì, Michela Zandri, un bel applauso, mamma mia, nelle prime 20, forse anche meno.
Michela Zandri, sentiamo il tempo perché dovrebbe essere molto interessante. Sentiamo il cronometrista, ce l'abbiamo qui a fianco. 33:10 è volata. 33:10, bravissimi. Intanto Fabio Costantini alle mie spalle è andato a tagliare il traguardo. Sede di pronostico, ho detto, chi vince? Chi vince? C'era un tuo tifoso sul maggiolino che ci accompagnava. L'hai salutato, ho detto, ma insomma, chi vince? E gli ho risposto, chi può vincere? Michela Zandri. Esatto. No, scherzi a parte. Una bella gara. Sono andata bene. Ho fatto bene anche la prima gara, che è tutta in salita, che è la parte più impegnativa. E poi in discesa ho gestito. Bene. Bene, sono i frutti dell'allenamento. Dopo la 2 giorni continua questo momento magico. Sì, speriamo di farlo continuare. Adesso la prossima è a Calcinelli. E lì non si può sbagliare perché organizza il Calcinelli Run, per cui i gareggi, insomma, ti aspettano tutti, non prima, ma primissima. Incrociamo le dita, dai. Sicuramente sì, grande, Michela Zandri, Calcinelli Run, Fanese, Doc, come Gianmarco Ceresani. Va a chiudere al secondo posto Margherita Fraternali. Sì, ma ecco Margherita Fraternali, Avisad Urbino, un bel applauso per Margherita Fraternali, seconda posizione, brava, sempre sul podio. Margherita Fraternali dell'Avis Aido di Urbino, bravissimi ragazzi. Arriva anche la terza concorrente femminile, bravissima. Vai Giovanna, braccia al cielo perché sei una grandissima campionessa, brava Giovanni Bruni. Giovanna Bruni di Fano Corre. Erika Rinaldini, vai Erika, grande. Buongiorno a tutti, siamo qui alla Corrifano, un'altra ennesima di edizione bellissima con i nostri amici avisini, con un ospite speciale come Aaron, e lascio la parola al presidente dell'Avisfano, Marco Savelli. Grazie Alberto, in duplice veste, volontario CSI, grandissimo volontario consigliere e ex tesoriere dell'Avis. È bellissimo vedere questa macchia colorata rossa di fronte a noi, di quanti volontari del CSI sono stati impegnati in questa bellissima edizione della Corrifano. Tanti donatori, tanti fanesi, tanti sportivi da tante parti del nostro territorio per un unico grande messaggio: vivi il lato sano dello sport. E noi tutti, da parte del consiglio dei volontari dell'Avis, vogliamo mandare un grande messaggio. Fanesi, donate! Fanesi, venite a donare! Andiamo ragazzi! Anche la partecipazione comunque di cariche politiche come quelle di Ricolelli, che è il nostro consigliere comunque provinciale. Cosa ne pensa di anche questa ennesima edizione? Sì, allora innanzitutto mi fa molto piacere essere invitato in queste circostanze, in questi eventi, perché sono davvero molto belli e effettivamente coinvolgono non soltanto gli atleti ma anche le loro famiglie, i bambini. Bellissima la corsa dei bambini come prologo della manifestazione principale degli 8,5 km, e poi è un evento insomma che esiste da più di 20 anni, quindi quando gli eventi durano così a lungo vuol dire che sono molto sentiti prima di tutto dai cittadini, dalla cittadinanza e dal quartiere, perché viene coinvolto l'intero quartiere di Gimarra. E poi sono ben organizzati, quindi in questo caso il CSI, insomma, che è parte integrante dell'organizzazione insieme ad Avis, sicuramente ha svolto un ottimo ruolo.
quindi ecco, bene così, il sostegno da parte delle istituzioni c'è e continuerà ad esserci, perché l'aggregazione prima di tutto, oltre che il benessere psicofisico delle persone, deve essere al centro delle politiche di questo territorio. Il percorso è molto bello e quindi non soltanto i fanesi che amano questa manifestazione, ma anche dal resto della provincia vedo che ci sono tanti partecipanti, perché fa vedere, fa conoscere un po' le colline fanesi oltre che il mare. E quindi direi meglio di così non poteva andare, visto anche la giornata di sole, per cui una bellissima giornata. Allora sono qua con col mio carissimo amico Marco, omonimo, sono contento di essere qua con lui, perché secondo me ancora una volta questo connubio CSI Avis ha funzionato per l'ennesima volta. Da Marco sicuramente è l'accoppiata non soltanto di nome ma anche Avis CSI che funziona da tanto tempo, e questo connubio ormai, questo gemellaggio fantastico che dura da tanto tempo, quindi tanto sport oggi, tanta gioia, tanta solidarietà, tanti bambini, tante famiglie e quindi speriamo tanta donazione, perché lo sport è vita. Siamo qua con Massimo Seri, il sindaco del comune di Fano, chiediamo anche a lui una piccola opinione su questa Corifano. Beh, ormai è diventato un appuntamento fisso e un riferimento per i podisti della città e non solo. È una bella gara e soprattutto è straordinario il paesaggio collinare di San Biagio che percorre il quartiere di Cimarra, ma soprattutto è lo spirito che lo caratterizza e che si ispira a quelli che sono i valori del Centro Sportivo Italiano. Quindi una bella festa di sport, un bel momento per stare insieme e per fare una bella gara, ovviamente per chi la corre per vincere, ma per chi la corre per vivere questi momenti di sport e socializzazione. Quindi nel suo insieme ci sono tutti i giusti ingredienti per fare un bel evento sportivo. La prima donna, iniziamo la prima donna con Michela Zandri. Coppa, prosciutto, poi buono, è una cosa molto importante. Chiamiamo qui anche Roberto Tomazzoni, perché al primo uomo e alla prima donna c'è il pettorale gratis per il trofeo Lamberto Tonelli del prossimo 21 ottobre. Tripletta! Per Gianmarco Ceresani, sempre Massimo Seri, anche qui la coppa, anche qui il prosciutto, anche qui il buono, running center e anche qui il pettorale. Ragazzi, dobbiamo fargli un altro applauso, se lo meritano, sono i vincitori di questa 23esima edizione della Corifano. Abbiamo anche le medaglie, siamo più avanti, bene, grazie, complimenti. Secondo posto. Rimani qui, gruppo podistico Lucrezia, Marco Francesco, posso andare con le categorie? Categoria A, col primo posto, Fabio Ercoli, il campione uscente, ritira la madre. Oh, intanto, ecco, mentre è indecisa se prendere o no la medaglia o mettere la medaglia al collo, farei un applauso al Centro Sportivo Italiano di Fano, perché ci ha regalato, come sempre, tante emozioni. È una giornata speciale, un pomeriggio speciale di sport e di corsa. Bravo Marco, rimani qui facciamo la foto di gruppo. Poi Marco Ercoli, gemello, che ha vinto nel 2016, ritira la madre, salviamo il prosciutto. Bene, siamo al quarto, il salame, il quarto e il quinto va un salame, per tutte le categorie così, Luigi Mediatore. Quinto posto, Luigi Mediatore ritira, bene. Ancora salame. Oh, abbiamo anche gli integratori, mi raccomando. Francesco Tornati, Gabi Bologna, per lui va il prosciutto se non erro, più la medaglia. Vai Enrico, vai con... le cose più pesanti tutte per Enrico, Il salame per il sindaco, è più leggero. Siamo al secondo, Davide Seri, Osteria dei Podisti, Lonza, Riccardo Quattrini, Colle Marathon. Siamo al terzo posto, Pecorino. Quarto posto per Michele Sorcinelli. Vai Michele. Michele Sorcinelli. Oh, Marco Savelli dell'Avis. Enrico Fiorucci da Firenze. Dove sei? Toscano. Bravo, grazie. Complimenti dalla Toscana, qui non si scherza.
siamo già al terzo con Fabio Pizzagalli, Osteria dei Podisti. Fabio Pizzagalli, bravo Fabio. Oh, siamo arrivati a Donato Tarantino, neanche ricordarlo, te sai tutto. Il quinto cosa va? Salame corto, questo è nuovo però. Carlo Romagnano al quinto posto. Carlo, salame corto mi dicono qui dalla alle mie spalle, io non voglio sapere niente. Categoria E, Rino Marinelli, vai Rino. Allora, noi siamo arrivati a Guido Casavecchia, dalla Val d'Aosta però. Grazie. Antonio Girolometti, quarto posto per Annibale Montanari. Meglio così. Rimani qui con noi perché chiamiamo Maurizio Bacchiani. È quello corto, non dico cosa. Allora, bene. Categoria F, Lisa Longhini. Oh, questa ragazza ha vinto nel 2000. Gli facciamo un altro applauso. Ha vinto nel 2000. Va bene, mi raccomando, Massimo, uno, due, può bastare. Lasciamo qualcosa anche per Marco Savelli. Giovanna Bruni, Giovanna, rimani qui, eh. Laura Antonioni, Penelope Crostelli, Valmisa, Serra dei Conti. L'entusiasmo è a mille. Veronica Baldini, al quinto posto. Margherita Fraternali, Avisa ed Urbino, seconda assoluta fra l'altro. Laura Baione, Calcinelli Rane, al secondo posto. Michael Alonza, ci siamo arrivati a Laura Maffei. Laura Maffei, Erika Rinaldini, chi ritira per Erika? Ah, già ritirato, quello corto, ok. Terzo posto per Fabio Costantini. Hai già ritirato? Ah, ritiri te, scusa. Giuseppe Crescentini al quarto. Stefano Sperandio al quinto posto. Poi l'importante è fare la prima edizione e quella rimane sempre nella storia. Grazie di cuore a tutti, però vorrei fare un ringraziamento particolare alla famiglia Oliva, quindi vorrei un attimo Leo che vieni qua insieme a Francesco Paoloni che è il mio vicepresidente, vicario, e a tua mamma, che non mi ricordo mai il nome. Elisa. Ah, Elisa, vieni. Uno è la nostra voce ufficiale, ma penso sia la voce ufficiale di tutte le corse podistiche. La signora invece è quella, quindi grazie di cuore, facciamo l'applauso anche a loro perché Leo è impressionante, si ricordava anche quando Ceresani le due volte aveva vinto da noi la Corifano 2008-2015, giusto? Visto, me lo ricordo anch'io. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata, grazie. Come CSI vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima giornata di sole e di tanto sport. Probabilmente toccheremo le 500 unità, non abbiamo mai arrivati a questi numeri, ne vado fiero, vuol dire che il nostro sacrificio è il lavoro per trasmettere sport sano insieme ai nostri carissimi amici dell'Avisfano, sta funzionando e le persone ci stanno apprezzando tanto. Non a caso abbiamo avuto anche un grosso incremento con i bambini, dove tanti genitori sono venuti, ci hanno anche applaudito, fatto i complimenti. E ne sono veramente contento come presidente, ringrazio anche tutto il mio staff, tutti i miei sponsor e ringrazio veramente tanto di cuore anche tutti i podisti e tutte le associazioni di podismo, da Fano Corre alla Cole Marathon, a Lucrezia e via tutte le altre che veramente ogni anno ci accompagnano in questa bellissima manifestazione e ci aiutano a rendere sempre più bella questa manifestazione. Grazie ancora a tutti e al prossimo appuntamento.